selezionare le asset class. Una volta che avete aperto la pagina con un nuovo portafoglio, sulla vostra destra vedrete le asset class che potete inserire all'interno del portafoglio. L'inserimento è molto semplice. Basta cliccare sullo spazio bianco e inserire la percentuale desiderata. Molto velocemente io posso crearmi così un portafoglio con le mie asset class desiderate. Questo portafoglio ha già assegnato per ogni singola asset class un indice di riferimento. In basso a destra potete vedere un indicatore che vi dice a che livello è la vostra diversificazione di portafoglio. Ovviamente scarso quando scegliete una singola o poche asset class, ottima quando incominciate ad avere una diversificazione di portafoglio efficiente. È possibile poi, in due modi, entrare all'interno di un asset class, cliccando sulla torta oppure cliccando sul nome dell'asset class. Guardando la selezione fondi tramite ranking potrete comprendere, una volta selezionata l'asset class, come selezionare i fondi.